Vladimir Georgiev, l'uomo che ucciderà e verrà ucciso a Marsiglia, risiede in Italia nel campo Ustascia di Borgo Valditaro, in provincia di Parma. E questa era la casa che noi avevamo affittato a questi cosiddetti bulgari, che poi invece erano Ustascia o croati, sì. Non so. Qui erano sistemati? Guardi, lì dormiva quello grosso lì, nell'altra stanza dormivano altri tre o quattro. Ho capito. Nella cucina dietro, sì. Dalla parte di là, c'era la famosa rotativa. Poi c'è un bagno là in fondo, nella stanzina là in fondo non ci sono mai entrata. Non so se quella contenesse le varie cose loro, appunto... altre cose, non ci sono mai entrate. E lei con la sua famiglia dove stava? Noi di sotto, sì, che anche lì è sistemata nello stesso modo, qui due camere da letto, là in fondo la cucina c'era e là una stanza che noi usavamo da sala, quelle a cui si dice buongiorno sala e poi si chiude, sì, sì, sì. E poi il bagno e nient'altro. E il contratto è stato fatto da Ante Pavelic. Da noi venne questo Ante Pavelic per cercare il locale e si fece il contratto, non ebbe difficoltà perché dico la cifra era tanta ma era piccolissima, 130-140 lire al mese mi pare che dessero allora. Era un bel affitto 30... A me sembrava di avere... Esatto. E Vardio fa, si parlò un po' del più del meno e poi mi disse, guarda che loro hanno una piccola macchina che non vi disturberà io penso, perché è una macchina che fa, non so, fracasso di una macchina da cucire, insomma, ecco, ma noi non sapevamo se che fosse una stampatrice o che... Ah, era una stampatrice? Una stampatrice. Erano tutti con un vestito grigio piuttosto scuro, un grigio perla scuro, avevano tutti quasi una divisa uguale, credo lì a quel palazzo là erano circa una trentina o 35, 8-10 vivevano in paese o albergo Appennino e in una casa privata. Io ero allora all'albergo Appennino, dove noi abbiamo ospitato proprio in quel periodo i capi, così chiamati capi. Uno era un militare per eccellenza, cioè piccolo, però con un viso che esprimeva tutto, insomma, forza, coraggio, eccetera. L'altro invece, che io ricordo molto bene, che noi chiamavamo l'idealista, perché era un personaggio particolare, amava tutti, aveva simpatia per tutti, diceva che lui la carne non ne voleva sapere, difatti era un vegetariano. Le persone che hanno parlato con lei chi erano? Si ricorda qualcuno? Dunque, Ante Pavelic, va bene, era il Sor Giovanni che era quello che pagava e gli dicevano il Sor Giovanni. Ho capito, era italiano? No, che non era italiano, no. E c'era quell'Ante Pavelic, cosa... questo Vladimiro, ma erano due Vladimiri, uno quello che appunto ha ammazzato, Re Alessandro e Bartò, e l'altro un altro Vladimiro, un bel giovane alto biondo, anche quello si chiamava Vladimiro, non so se poi avessero detto il nome esatto, insomma, salvo. Che tipo era Pavelic, per esempio, fisicamente, come si fa? Pavelic era un tipo... di più bei uomini che si vedessero, insomma, a Valditaro. Ah, sì, garantito. Un uomo sarà stato 1,90 d'altezza, moro, un bel tipo, una bella figura. Parlava italiano? Parlava italiano correttamente, proprio che... E ci davano questi scarponi, facevamo le riparazioni, poi le mandavamo su verso la Bertorella, al palazzo lassù della Bertorella, sì. Erano scarpe alte, tipo militare, adesso si chiama tipo militare, che le vedo adesso i militari alte, però ero in una foggia, in uno stile, che posso dire, scarpe bulgare noi le chiamavamo, ecco. Da noi non andava un genere, un affare del genere. Si è presentato qua un uomo che noi l'abbiamo subito battezzato per bulgaro, perché c'avevo il berretto da autista con la visiera. Poi successivamente ci hanno chiesto la fornitura di diversi uomini, cioè per degli uomini dislocati in una frazione qua vicina, 3 chilometri, che si chiama Gotra. Cosa gli portava lei? Noi ci davamo molto i fagioli, riso, soia, ma consumavano
quello che mi aveva impressionato di più era il gran consumo di caffè che facevano. Una, ma sacchi, 20-30 kg alla volta. E questo Giovanni aveva l'organizzazione, si vede, logistica di tutto, sia per quanto riguardava la sistemazione, sia quando ai rifornimenti, alla parte finanziaria. Inoltre all'albergo che era condotto dai miei zii era alloggiato Vladimiro, che noi abbiamo soprannominato il vegetariano, perché faceva sempre delle discussioni sul modo di mangiare, che lui assolutamente mangiava solo vegetali. Per raggiungere un ideale, diceva sempre, per raggiungere un ideale. Questi lavori, queste manovre che faceva... Queste manovre più che altro erano esercitazioni con fucili, con delle armi, così, per impratichirsi delle armi, ecco. E manovre, diciamo, anche tattiche. Si diceva anche che avessero anche dei fucili di legno, appunto, per queste manovre. Qua si vede là di sotto, sì, okay. quel palazzo là, che loro lì avevano una specie di poligono dove facevano esercitazione con bombe a mano, lo dicevano, perché là non ci si poteva avvicinare. No, okay. Ma si vede che qualche guaio sono successi, perché più di uno li hanno portati all'ospedale di Borgotano, che erano feriti gravi. Di loro? Sì, ci sono stati due o tre casi tra di loro. Si vede che si erano feriti durante queste manovre. Che alla notte loro venivano fuori, facevano la scherma, poi alle volte legavano uno vicino all'albero, poi con la rivoltella sparavano. E poi c'era anche, alla notte partivano con dei bei cavalli alti, grossi, tutti bordati bene. E ce n'era uno che si chiamava Vladimiro. E quello lì era sempre vestito da chauffeur. E quello lì diceva: io presto vado in missione, non so se tornerò. Stavano via dei 15 giorni, poi tornavo. Non sapevo, io non so dove andavano, non andavano, questo non so niente. Persone buone. Anche il Vladimiro stesso che uccise il re Bartù, noi non sapevamo niente. Gli ho attaccato un bottone in un vestito blu, io, prima che lui partisse. È venuto a salutare e sinceramente era commosso. Era commosso, si vede che... Quindi loro sapevano si era della affezionato. Partenza? Cioè hanno saputo. Guardi, no, noi non sapevamo della partenza. Noi non sapevamo della partenza. Li abbiamo visti partire un bel giorno. E poi, quando ci siamo accorti di questa cosa, quando dalla Francia sono arrivati i giornali con l'uccisione, ho detto: perbacco, ma allora era un complotto. Guardi, siamo arrivati in fondo alla faccenda ignorando completamente tutto, e non solo io che ero ragazza, ma anche tutti. E tutti. Mi è venuto a salutarmi Vladimiro solo, venne lì a salutarci con le lacrime agli occhi, piangeva, neanche se avesse previsto, piangeva. E mia moglie, poveretta, mi dispiace tanto. Cosa gli disse che andava a fare? Signora, vado via, ma non dice mica dove. Poi seppi che andarono a Marsiglia e fecero quel colpetto lì. E come è venuto a sapere poi che questo Vladimir era stato quello che aveva ammazzato? È accidente, dalla fotografia anche l'abbiamo visto. Madonna! Quando ha visto la fotografia? Fotografia, tutto per Vladimiro, come si chiamava poi il cognome, non so. Georgiev, credo. Georgiev, sì. E allora, da quello lì, altro è conosciuto, ma benissimo. Con delle armi, così, per impratichirsi delle armi, ecco. E manovre, diciamo, anche tattiche. Si diceva anche che avessero anche dei fucili di legno, appunto, per queste manovre. Qua si vede là di sotto. Sì, ok. Quel palazzo là, che loro lì avevano una specie di poligono dove facevano esercitazione con bombe a mano, lo dicevano, perché là non ci si poteva avvicinare. Ma si vede che qualche guaio sono successi, perché più di uno li hanno portati all'ospedale di Borgotano, che erano feriti gravi. Di loro? Sì, ci sono stati due o tre casi tra di loro. Si vede che si erano feriti durante queste manovre. Che alla notte loro venivano fuori, facevano la scherma, poi alle volte legavano uno vicino all'albero, poi con la rivoltella sparavano. E poi c'era anche, alla notte partivano con dei bei cavalli alti, grossi, tutti bordati bene. E ce n'era uno che si chiamava Vladimiro. Ho capito.
e quello lì era sempre vestito da chauffeur. E quello lì diceva, io presto vado in missione, non so se tornerò. Stavano via dei 15 giorni, poi tornavo, non sapevo, io non so dove andavano, sì, dove sì. Non andavano, questo non so niente. Persone buone. Anche il Vladimiro stesso che uccise il re sì. Bartù, noi non sapevamo niente. Gli ho attaccato un bottone in un vestito blu, io, prima che lui partisse. È venuto a salutare e sinceramente era commosso. Era commosso, si vede che quindi loro sapevano si era affezionato. Della partenza, cioè hanno guardi, quando... no, noi non sapevamo della partenza. Noi non sapevamo della partenza. Li abbiamo visti partire un bel giorno. E poi, quando ci siamo accorti di questa cosa, quando dalla Francia sono arrivati i giornali con l'uccisione, ho detto, perbacco, ma allora era un complotto. Guardi, siamo arrivati in fondo alla faccenda ignorando completamente tutto, e non solo io che ero ragazza, ma anche tutti. E tutti. Mi è venuto perché... a salutarmi Vladimiro solo, sì, sì. Venne lì a salutarci con le lacrime agli occhi, piangeva, neanche se avesse sì, sì. Previsto, piangeva. E mia moglie, poveretta, mi dispiace tanto. Cosa gli disse che andava a fare? Signora, vado via, ma non dice mica dove. Poi seppi che andarono a Marsiglia e fecero quel colpetto lì. E come è venuto a sapere poi che questo Vladimir era stato quello che aveva ammazzato? Accidenti, dalla fotografia anche l'abbiamo visto. Madonna! Quando ha visto la fotografia? Fotografia, tutto per Vladimiro, come si chiamava poi il cognome, non so. Georgiev, credo. Georgiev, sì. E allora, da quello lì, altro ecco. A Trentino, 35. 8-10 vivevano in paese, o albergo Appennino, e in una casa privata. Io ero allora all'albergo Appennino, dove noi abbiamo ospitato proprio in quel periodo i capi, così chiamati capi. Uno era un militare per eccellenza, cioè piccolo, però con un viso che esprimeva tutto, insomma, forza, coraggio, eccetera. L'altro invece, che io ricordo molto bene, che noi chiamavamo l'idealista, perché era un personaggio particolare, amava tutti, aveva simpatia per tutti, diceva che lui la carne non ne voleva sapere, difatti era un vegetariano. Le persone che hanno parlato con lei chi erano? Si ricorda qualcuno? Dunque, Ante Pavelicio va bene, era il Sor Giovanni che era quello che pagava e gli dicevano il Sor Giovanni. Ho capito, era italiano? No, che non era italiano, no, no. E c'era quell'Ante Pavelicio lì, cosa? Vladimiro, ma erano due Vladimiri, uno quello che appunto ammazzato Re Alessandro e sì. Bartù, e l'altro un altro Vladimiro, un bel giovane alto biondo, anche quello si chiamava Vladimiro, non so se poi avessero detto nomi... i nomi esatti, insomma. Che tipo era Pavelic, per esempio, fisicamente, come si fa? Pavelic era un tipo di più bei uomini che si vedessero, insomma, proprio. Sì, garantito. Un uomo sarà stato 1,90 d'altezza, moro, un bel tipo, una bella figura. Parlava italiano? Parlava italiano correttamente, proprio che... E ci davano questi scarponi e facevamo le riparazioni. Poi le mandavamo su verso la Bertorella, al palazzo lassù della Bertorella, no, sì. Erano scarpe alte, tipo militare, adesso si chiama tipo militare, che le vedo adesso i militari alte, però ero in una foggia, in uno stile, che posso dire, scarpe bulgare noi le chiamavamo, ecco. Da noi non andava un genere, sì, un affare sì. del genere. Si è presentato qua un uomo che noi l'abbiamo subito battezzato per bulgaro, perché c'aveva il berretto da autista con la visiera. Poi successivamente ci hanno chiesto la fornitura di diversi uomini, cioè per degli uomini dislocati in una frazione qua vicina, 3 chilometri, che si chiama Gotra. Cosa gli portava lei? Che... Noi ci davamo molto i fagioli, riso, soia, tutta soia, ma consumavano... Quello che mi aveva impressionato di più era il gran consumo di caffè che facevano. Una massacchi, 20-30 kg alla volta. E questo Giovanni aveva l'organizzazione, si vede, logistica.